svolta a Senise, nell'ex sala consiliare del convento di San Francesco, la festa della Donna Donatrice, consueto appuntamento dell'estate avvicina. L'evento è organizzato dalla sezione comunale senisese Rosa Maria Schiraldi e con questa iniziativa l'Avis vuole contribuire a promuovere la figura femminile nel mondo del volontariato. Cuore dell'evento è stata la quarta edizione del premio dedicato proprio a Rosa Maria Schiraldi, storica fondatrice dell'Avis senisese, scomparsa prematuramente e madre adottiva negli intenti e nell'operatività degli avisini di Senise e non solo. Il premio è destinato alle donne che con discrezione e con dedizione verso il prossimo dedicano la loro quotidianità ad aiutare gli altri, spesso senza il clamore dei riflettori e della visibilità. La serata si è aperta con il ricordo di Nicola Retta, giovane senisese scomparso poche ore prima a causa di una fulminante malattia. Il presidente avisino di Senise, Lucia Polito, ha voluto poi ricordare altre due persone recentemente scomparse che facevano parte della grande famiglia Avis, Salvatore Santo e Marianna Miraglia, entrambi di Noepoli. All'evento erano presenti numerosi rappresentanti delle comunali avisine lucane, in particolare quelli di Terranova di Pollino, di Castelluccio, di Roccanova, di Scanzano Ionico, oltre che in rappresentanza dell'Avis regionale Michele Arenella, marito di Rosa Maria Schiraldi, ed Emanuele Landro. Ma veniamo al premio. Da 4 anni la Comunale di Senise indice un bando di selezione rivolto alle associazioni di volontariato della Basilicata che sono chiamate a proporre, attraverso candidature e dettagliate relazioni descrittive, chi, secondo loro, merita il riconoscimento. Quest'anno sono state 2 le vincitrici. Su proposta rispettivamente dell'associazione potentina Dopo di noi Onlus e di quella senisese Gioia e Speranza, la Commissione ha scelto Vincenzina Loriggio e Maddalena Marcone. La prima è impegnata quotidianamente in attività di volontariato, soprattutto rivolta ai disabili e alle loro famiglie, donna del fare e non del dire, sempre attiva e spontaneamente volta ad aiutare gli altri, con il pudore e la discrezione di chi non vuole riflettori puntati ma solo occasioni di crescita personale e collettiva. Come è stata descritta da Rosanna Novellino, presidente Avis di Scanzano Ionico, Vincenzina è dolce con i deboli e forte e caparbia contro le ingiustizie, con una innata capacità di mettere a proprio agio le persone che incontra, con un sorriso, un abbraccio, uno sguardo sincero. Maddalena Marcone, ora in pensione, è l'insegnante di tutti, anche di chi non ha avuto modo di frequentare le sue classi. Attiva nell'Azione Cattolica e nell'UNICEF, ha sempre avuto una grande capacità di dialogare soprattutto con i giovani, in quella delicata fase della vita che è la preadolescenza. E come era Rosa, ha ricordato alla fine Lucia Polito. Una serata di riflessione, dunque, che si è conclusa anche in questo caso tra ricordi commossi con un concerto di musica classica, con il soprano la maestra Antonella Orofino, al piano la maestra Ida Ponzio e, giovanissimi, l'allieva di Orofino Maddalena Carlucci e al piano Edoardo Baraldi.